Ciao a tutti, eccomi qua in compagnia di Petra, Telma e Gina. E oggi vi volevo parlare di un aspetto, si chiama isolamento sociale. Me l'ha fatto venire in mente un video che ho visto appunto sui social qualche giorno fa del veterinario che, cercando di identificare quanti cani potessero soffrire il freddo, scusatemi, dentro la cuccia, passando appunto queste giornate d'inverno, momenti all'esterno, potesse appunto soffrire o meno. Io non mi voglio soffermare strettamente su questo aspetto, ma appunto vi volevo ragionare insieme a voi su quello che è l'aspetto più prettamente di tipo emotivo. Quindi il fatto appunto che il cane, essendo un animale che nella sua selezione viene vissuto come animale sociale, questo aspetto dell'isolamento lo viva appunto con un disagio estremamente importante. L'isolamento sociale ovviamente non vuol dire che il cane debba convivere con noi 24 ore su 24. Il cane ha anche bisogno dei suoi spazi, sicuramente di solitudine, di riposo, di tranquillità. Ma dall'altra parte non possiamo relegarlo sempre in ambienti distanti da noi senza fargli capire il suo coinvolgimento nella vita nostra di tutti i giorni. Quindi limitarci esclusivamente a fornirgli dei pasti e dargli un luogo secondo noi idoneo, tipo la cuccia per riposarsi, forse non è sufficiente a far sì che il cane abbia una vita comunque per lui soddisfacente. Una vita soddisfacente, che cosa intendo? Beh, intendo il fatto che il cane si senta coinvolto da noi nella sua vita, quindi attraverso momenti passati insieme, momenti anche di tipo più ludico. In questo caso, ad esempio, il mio con queste tre cagnolote è quello di fare una passeggiata insieme, fortunatamente in uno spazio aperto dove poter dare anche loro un po' di libertà in piena serenità e tranquillità. Ma dall'altra parte vivere appunto situazioni anche per logistiche di spazio idonee a lui. Il cane ha bisogno di convivere in situazioni appunto anche di relazione con l'umano, se vive appunto da solo con l'uomo o perlomeno con altri suoi simili. E quindi in questo appunto non relegarlo sempre ad ambienti esterni dove poi lui non si senta appunto coinvolto nella vita quotidiana. Quindi invito tutti a ragionare su questo aspetto, a capire se il proprio cane viene realmente coinvolto a pieno nella vita, insieme all'umano. Questo appunto non vuol dire che dobbiamo passare 24 ore su 24 in compagnia del cane, non sarà solo chi può permettersi questo a dover acquisire un animale. Però sicuramente anche le poche ore che potremo passare con loro dovremo cercarle di sfruttare un po' al meglio. Per sfruttare al meglio non intendo solo, ripeto, il momento di una passeggiata o il momento dell'interazione giocosa o fare addestramento, ma intendo proprio quel piacere del cane nel convivere insieme all'uomo, quindi anche quei momenti di serenità e tranquillità passati all'interno dell'ambiente domestico, dove il cane impari a riposarsi insieme all'uomo e sviluppi delle situazioni di estrema tranquillità a livello proprio di elementi anche passivi della sua parte emotiva, dove appunto il relax e la tranquillità sia per loro estremamente funzionale. Dal punto di vista, tra l'altro, sociale, dobbiamo anche ricordarci che oramai tutti i cani che vengono acquisiti non fanno più prettamente il lavoro per cui sono stati selezionati nei vari decenni, ma compiono prevalentemente il ruolo di animale da compagnia,
Quindi anche in questo dobbiamo pensare che il cane debba vivere una situazione appunto di caratterizzazione all'interno del gruppo in cui viene inserito. Il fatto che un cane da pastorizia non faccia più prettamente il pastore, per lui sarà importante fino a un certo punto. Con me vedete tre cani con caratteristiche molto diverse, ad esempio dal Labrador, un Husky, un Bulldog inglese, e anche loro stessi oramai non fanno più quello per cui sono stati selezionati. Questo non vuol dire che non possono avere comunque una vita soddisfacente e comunque piena di gratificazione appunto nel vivere con l'umano. Però ecco, non dimentichiamoci mai le loro caratteristiche. I cani non sono tutti uguali, non sono un involucro esterno che li differenzia, ma hanno appunto caratteristiche molto differenti anche in funzione proprio della loro selezione, quindi delle caratteristiche lavorative. Dall'altra parte, ripeto, cercate di conoscerle queste caratteristiche e cercate di apprezzarle in funzione poi della vita che andrete a convivere con il vostro quattro zampe. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata da me, Petra, Telma e Gina. Gina! Ciao ciao!